Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questo nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia. Assieme a voi Antonella Entrenò. E Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale da Treviso, Rosario Moreno. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera. E salutiamo naturalmente il nostro Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, Ciao Aaron. bentrovato. Buonasera, bentrovati anche voi. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Grazie Aaron. Passiamo rapidamente la linea a Rosario per i saluti doverosi al condominio di Radio Saiuz, ricordando a tutti i nostri ascoltatori che possono intervenire sulla chat o sul numero dedicato ai messaggi di WhatsApp, ma lascio a Rosario l'onere e l'onore di salutare tutti quanti e di dare le giuste informazioni per contattare Osservatorio Antimafia. Prego Rosario. Grazie Antonello. Allora, cari amici del condominio di Radio Science, non solo la chat su radioscience.it potete utilizzare per intervenire in diretta, ma anche col numero di telefono, telefonandoci 0422 1626 622. In più abbiamo anche la possibilità di ricevere gli SMS e messaggi WhatsApp chiamando il numero 393 78 80 195. Ovviamente questo lo diciamo per chi ci ascolta sulla web radio, perché sulla web TV c'è diciamo, la scritta in sovrimpressione che ricorda queste informazioni. Ricordo a quanti volessero intraprendere, diciamo, l'avventura di mettere su una web radio e far parte del network, può scrivermi. Basta mandarmi un'email info@radiosaiuz.it e io gli darò tutte le spiegazioni del caso. Voglio ringraziare tutti gli amici del network, iniziando da Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Queste sono le prime radio che hanno accettato e hanno aderito al network Radio Science Network. Vogliamo fare una web radio in ogni posto, in ogni luogo. Bene, Antonella, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, questo è un gran bel progetto e speriamo naturalmente che qualcuno fra i nostri ascoltatori voglia raccogliere il tuo invito. Ma torniamo in diretta qui con Aaron Pettinari, il caporedattore, come vi dicevo, di antimafia2000.com, testata giornalistica online assieme alla quale questa trasmissione collabora. Aaron ormai è diventata una presenza fissa e ne siamo molto lieti naturalmente, proprio perché si può dire che tu, Aaron, sei in prima linea, per cui chi meglio di te può aggiornare i nostri ascoltatori su quelli che sono gli sviluppi dei vari processi che Antimafia 2000 segue. A proposito di questo, dato che purtroppo la scorsa settimana non ci siamo sentiti, non abbiamo avuto la possibilità di commentare assieme la sentenza d'appello del processo Mori Obinu, assolti gli ex ufficiali del ROS. Un tuo articolo pubblicato il 19 maggio ha un incipit che devo dire lascia un po' così abbastanza perplessi, perché tu dici che non c'è stato nessun colpo di scena al processo in secondo grado. Perché Aaron c'era da aspettarsi questa sentenza? Beh, Ricordando, innanzitutto. perdonami, scusami se ti interrompo ancora prima che tu mi inizi, ricordando qual è stata la sentenza. Beh, chiaramente i due ufficiali del ROS, Mario Mori e Mauro Vino, in primo grado erano stati assolti con la formula di fatto. Il fatto non costituisce reato, con la forma dell'assoluzione per il fatto non, perché il fatto non costituisce reato. Il fatto significa ovvero il mancato blitz a mezzo iuso, non il mancato blitz a mezzo iuso nel 1995, dove si nascondeva il boss corleonese Bernardo Provenzano, è stato riconosciuto che il fatto era lì, di fatto era presente, e in quel giorno, anziché fare il blitz così come proponeva il comandante, il colonnello
o Michele Riccio, il ROS non, decise di non fare nulla. Si seguì la linea di Mori e Obinu, ovvero che proposero di far entrare il confidente Ilardo nel casolare e eventualmente in un secondo momento proseguire le indagini e arrestare in un secondo momento Bernardo Provenzano. Fatto sta che nella sentenza di primo grado viene riconosciuto il fatto che in quel giorno comunque probabilmente era lì Bernardo Provenzano. Non c'è neanche la messa denuncia, cioè ovvero il fatto che la magistratura non è stata informata di questa possibilità. Non è stato detto che Bernardo Provenzano era presente in quel luogo ai magistrati, così come ai magistrati non è stato detto nulla per quanto riguarda le indagini o l'evolversi delle indagini nelle successive. Quindi tutta la serie di informazioni che Michele Riccio raccoglieva tramite Ilardo, quindi i numeri di targa e quant'altro, e anche utenze telefoniche, prima di ulteriori 7 mesi non sono stati compiuti accertamenti rispetto a quelli che erano gli elementi che venivano raccolti da Ilardo. Questi sono delle prove evidenti che sono presenti nel processo, nel corso emersi nel corso del processo di primo grado, proprio grazie anche ai dischetti con le relazioni di servizio che Riccio di volta in volta faceva e inviava al ROS. Questi sono gli elementi di fatto che presentano, che erano emersi in primo grado, per cui c'era stata l'assoluzione con l'accusa di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra nei confronti dei due ufficiali dell'arma. In primo grado erano stati assolti, nel secondo grado la Procura Generale aveva chiesto al giudice di non tenere conto dell'aggravante, favoreggiamento aggravato di Cosa Nostra, aveva diciamo derubricato il reato chiedendo il favoreggiamento semplice con l'aggravante che i due ufficiali comunque avevano quel ruolo di ufficiali, quindi di concentrarsi sul dolo. Questo neanche è bastato. La Corte, adesso bisognerà vedere le motivazioni della sentenza chiaramente per capire per quale motivo non è stata diciamo assecondata la richiesta della Procura Generale. In aula erano presenti il procuratore generale Roberto Scarpinato e il sostituto Luigi Patronaggio. Loro avevano fatto questa richiesta, quindi di fatto derubricando il reato e togliendo sia l'aggravante mafiosa sia l'aggravante per l'articolo 61,2, che era quello che fa riferimento diciamo al processo o trattativa Stato-mafia. Questo escamotage creato scelto dalla Procura Generale per cercare di arrivare a una condanna, purtroppo non ha portato successo. Ripeto, per avere un quadro completo bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, che verranno depositate tra circa 60 giorni più o meno. Quello che possiamo sicuramente dire è questo fatto, cioè quindi rifarci alla sentenza di primo grado e quindi confermare l'assoluzione con la formula perché non costituisce reato, in quanto se secondo questa logica se non ci fosse stata l'omessa comunicazione, praticamente se non ci fosse stato concretamente il fatto, avrebbero dovuto dire il giudice avrebbe dovuto assolvere perché il fatto non sussiste. Diversamente, se invece quel fatto, quindi l'omessa comunicazione, l'omessa attivazione anche per fare quel blitz, non l'avrebbero compiuta Mori e Obinu ma qualcun altro, avrebbero dovuto assolvere con la formula la soluzione Mori Obinu assolti per non aver commesso loro il fatto. Capisco e comprendo per i nostri ascoltatori che tutte queste terminologie
diciamo, giuridiche possono creare una certa confusione, il mio consiglio in generale è chiaramente quello di cercare di informarsi andando a leggere completamente le sentenze, non fermarsi, non è detto che una soluzione porti significa totalmente innocenza o quant'altro. Per fare un esempio, basta ricordare la sentenza Andreotti, dove l'ex presidente del Consiglio è stato assolto, ma perché il reato era prescritto. Quindi nella sentenza di assoluzione c'è scritto che comunque fino al 1980 aveva rapporti con la mafia. Per quanto riguarda questa sentenza, c'è anche un Mori e Obinu possono esultare, ma fino a un certo punto, mi viene da dire, perché comunque nei confronti del Ross, del comportamento del Ross, anche nella sentenza di primo grado c'erano delle reprimende nei confronti dell'azione, della scelta che viene ritenuta comunque anche discutibile di non intervenire in quel giorno. E non solo, in questa sentenza di secondo grado il giudice ha ritenuto di inviare alla procura di Palermo gli atti del processo per quanto riguarda le testimonianze di membri attivi del ROS, a cominciare dal capitano ultimo, il famoso e glorioso capitano ultimo Sergio De Caprio, per falsa testimonianza. Quindi una serie di ufficiali del ROS potranno essere indagati per falsa testimonianza al processo per quanto concerne la loro deposizione sui fatti avvenuti sempre nel 1993 a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, in questo paesino dove ci fu il mancato arresto di un altro boss latitante allora, Benedetto Santa Paola, e ci fu anche una sparatoria alquanto strana che vide coinvolto proprio Ultimo, che per poco non uccise un giovane innocente per sbaglio, che era stato scambiato, il giovane fortunato Giacomo Imbesi era stato scambiato per un altro latitante, Pietro Aglieri. Il problema, Aaron, fronte a queste sentenze, intendo dire, è che ci si trova sempre a fare i conti con delle sfumature, quasi il tecnicismo giuridico riuscisse addirittura ad essere più rilevante della stessa responsabilità. Allora, cosa dovrebbe pensare un cittadino comune a questo punto, che, siamo oggettivi, non ha la possibilità o magari anche il tempo di andare a leggere un'intera sentenza? Il messaggio che passa è che poi alla fine queste indagini, questi processi risultano essere delle inutili perdite di tempo. Va forse a importo quindi l'intento di delegittimare l'azione dei magistrati? Ma l'intento va in porto per il semplice fatto che c'è un'informazione che è profondamente scorretta e dà informazioni sbagliate, perché se ci fosse un'onestà intellettuale, ci fosse un'onestà di informazione, si direbbe la verità. Invece noi abbiamo assistito in passato come oggi a grandissime campagne assolutorie, come se i fatti possono scomparire o come appunto far finta che i fatti non ci sono, invece i fatti restano. Questo vale per quanto riguarda la sentenza Mannino, anche se ancora qui stiamo aspettando di leggere le motivazioni della sentenza, però anche lì diciamo che l'assoluzione è venuta fuori con la vecchia insufficienza di prove, nel senso che il fatto viene comunque riconosciuto all'epoca in base alla formula che è stata citata dal giudice. Ho citato prima ancora il processo Andreotti, ricordiamo tutti ancora che in prima serata, il giorno della sentenza, Bruno Vespa porta a porta fece il titolo assolto, quando in realtà di assoluzione non si trattava, nel senso che è stato assolto ma perché il reato è prescritto. Purtroppo abbiamo purtroppo, da un certo punto di vista, uno potrebbe anche dire per fortuna, siamo un paese molto, molto garantista, abbiamo 3 gradi di giudizio. Il problema è che comunque la magistratura, non sempre la giustizia, diciamo, si trova a dover fare i conti, la magistratura, i giudici, a giudicare in base a quelle che sono le leggi in quel momento. Quindi bisognerebbe far sì che i giudici e i magistrati possano essere dotati dei giusti strumenti per poter giudicare anche con serenità,
Penso, ad esempio, a un intervento legislativo che potrebbe pensare il Parlamento per intervenire sulla prescrizione, congelare la prescrizione, non al momento che inizia un processo, perché non è possibile che la prescrizione vada avanti finché non si arriva ai 3 anni di giudizio. I processi possono avere, possono essere anche lunghi. A mio giudizio, dovrebbe scattare la prescrizione, dovrebbe essere congelata nel momento in cui o si scopre il fatto, e quindi il fatto viene messo alla luce, oppure quando inizia il processo. Queste potrebbero essere due idee da mettere in campo e che dovrebbero essere valutate, penso, dalla politica, se davvero interessa la verità e la giustizia, per quanto riguarda anche colpire su reati gravi. Penso comunque alla corruzione, a fenomeni come quelli della corruzione, dove i tempi della prescrizione sono veramente di pochi anni, sono bassissimi. Quindi è per questo motivo per cui in Italia oggi troviamo, tra tanti tanti arrestati nelle carceri, poche decine, penso che si contino nelle dita delle mani quelli che sono in carcere per fenomeni di corruzione. Infatti c'è una estrema attenzione in questo momento alla modifica costituzionale, che forse non è la priorità in un paese che vede invece come maggior problema la corruzione. Lo diciamo spesso durante le nostre trasmissioni, Aaron, che la corruzione è l'altra faccia della medaglia dei sistemi criminali integrati, e pare che però sia un'urgenza avvertita solo dal cittadino che fa i conti quotidianamente. Probabilmente bisognerebbe riformare anche la procedura processuale per rendere più, come dire, più in linea con quelle che sono le reali esigenze. Ma allora la responsabilità politica in questo caso fa acqua da tutte le parti, insomma, non manifesta nessuna volontà. Non c'è un criterio di opportunità e doverosità, come diceva anche Nino Di Matteo durante la conferenza Oltre la mafia, che ricordiamo si è tenuta la scorsa settimana in commemorazione della strage di Capaci. Sì, il problema, diciamo, è della responsabilità, credo io. C'è in questo momento un problema oggettivo, è che nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità. Ci sarebbe una responsabilità politica del motivo per cui se oggi ci troviamo in questa situazione dove ci sono tanti fenomeni corruttivi, se non si vuole considerare mafia e corruzione due facce della stessa medaglia, il che è gravissimo, perché comunque di fatto sono due tipi di reati che vanno a braccetto. Bisognerebbe dotare gli stessi strumenti chi ricerca i fenomeni di corruzione dovrebbe avere gli stessi strumenti che vengono messi in campo per quanto riguarda i fenomeni contro la criminalità organizzata. Si potrebbe fare anche di più, immagino io. Penso ad esempio all'inserimento, dare la possibilità per scovare fenomeni di corruzione, quindi fenomeni reati contro la pubblica amministrazione e quant'altro, l'utilizzo dell'agente provocatore, come avviene in altri stati nel mondo. Quindi appunto mettere un qualcuno che vada a testare, vedere, verificare se all'interno delle nostre amministrazioni, di chi gestisce la cosa pubblica, ci sono delle persone, dei soggetti che in realtà sono dei poco di buono, che usano quegli strumenti per arricchire se stessi e non per arricchire la comunità. Però Aaron, viene fuori anche un'altra considerazione: mettere sotto inchiesta i vertici di Stato, ma parlo soprattutto di chi si occupa di investigazioni, di indagini, parlo dei vertici dell'arma, e magari poi scoprire che sono estranei a questa azione, credo che significhi anche un po' inficiare la credibilità di chi invece dovrebbe essere la roccaforte di questo tipo. Cioè, voglio dire, se c'è una se viene invalidata la credibilità delle forze di polizia, che dovrebbero essere quelle che fanno le indagini più sane, come si può poi credere in queste stesse forze, in questi stessi personaggi, in questi stessi investigatori, insomma? Ma il problema non si porrebbe se questi ufficiali dell'arma agiscono o meno secondo legge.
Qui c'è un problema di fondo. Io quando dico sono curioso di leggere le motivazioni della sentenza per quanto riguarda Mori e Obinu, lo dico sinceramente, perché di fatto con questa sentenza si giustifica comunque un modus operandi che secondo Mori è legittimo, ma per legge non lo è, cioè nel senso non, in realtà non dovrebbe essere così. C'è una legge chiara sul fatto che un ufficiale, un qualsiasi uomo di polizia giudiziaria, debba, quando viene a conoscenza di un reato, deve comunque intervenire, deve informare il magistrato. Questo non è stato fatto in passato e riguarda, per fare un altro esempio, un altro caso, un altro episodio dove c'è stata un'assoluzione per Mori e Link, per ultimo Sergio De Caprio, che sono stati assolti per la mancata perquisizione del covo. Potranno dire quello che vogliono, resta il dato di fatto che loro non hanno comunicato, e questo è scritto anche nella sentenza, non hanno comunicato alla magistratura che immediatamente dopo avevano già spento le telecamere, avevano assicurato continuamente che stavano monitorando il covo di Rina, invece le telecamere sono state spente quasi subito. Sarebbe stato loro dicono che la mancata perquisizione era stata confermata con la magistratura, perfetto, ma nessuno, resta comunque il dato di fatto che loro hanno spento le telecamere, hanno smesso di perquisire il covo, per 18 giorni hanno lasciato il custodito e hanno permesso a Cosa Nostra o chi per loro di entrare in quel covo, ripulire tutto quanto, il covo di Rina, riteggiare persino i muri e portare via una cassaforte. Questo è quello che è accaduto, questi sono fatti, questa è storia. Quindi al di là dell'aspetto tecnico giuridico di una soluzione, bisogna andare a guardare i fatti. Mi rendo conto che questo può portare a una sorta di sfiducia nelle istituzioni, ma non sono mica tutti quanti così all'interno delle istituzioni. No, voglio dire, un'indagine di questo tipo, pur rimanendo un'indagine, avrebbe potuto fare l'interesse, ma sempre sarà. Attenzione, scusa, chiedo scusa. Avrebbe così, secondo te. Se non ho capito la domanda, purtroppo c'è un, credo, qualche problema di collegamento. Perché stanno arrivando un po' male, Aaron. Aaron, mi senti? Adesso forse sì, un po' meglio. Volevo dire, questa indagine avrebbe potuto essere un'indagine. No. Rosario, mi sa che li abbiamo persi. Sì, no, non arrivano più. Vediamo se riescono a ripristinare un attimo con Skype. Ricordo chi ci stesse ascoltando, stanno chi ci guarda sulla web TV e chi ci ascolta è Osservatorio Antimafia, la trasmissione del mercoledì sera delle ore 22 in collaborazione con la rivista antimafia2000.it. Vediamo un attimino se ripristiniamo il collegamento con Bari. Antonella, se mi ascolti, mandami un messaggio, fammi capire qualcosa, perché secondo me è successo, ecco, sono caduti in questo momento. Aaron, un attimo che cerchiamo di ripristinare la linea, nel frattempo vediamo di se riusciamo a ricollegarci con Bari. Sì. Antonella, vediamo, è ancora su. Antonella, ci sei? Rosario. Perfetto. Siamo tornati. Purtroppo va così. Sto cercando di tenere basso il con la CPU, chiedo scusa agli ascoltatori, certo non sono informazioni che vi possono interessare, ma purtroppo i problemi tecnici bisogna affrontarli. Aaron, scusaci tanto, ma noi abbiamo perduto completamente la tua voce, quindi non sappiamo che risposta hai dato. No, io non penso di aver sentito la domanda. La rifaccio la domanda. Prego. L'indagine che è stata fatta sui vertici dell'arma avrebbe potuto esistere lo stesso, sempre seguita dalla magistratura, ma rendendola un'indagine interna, senza pubblicizzarla, vuol dire?
Io credo che indagini di questo tipo debbano essere portate alla conoscenza del popolo italiano, per il semplice fatto che vengono portati in questi processi comunque pezzi di storia. Noi, se non conosciamo verità sulla nostra storia, se non saremo mai un popolo veramente libero. Mi riferisco a quello che è accaduto nel 92-93, nel biennio stragista, mi riferisco a quello che è accaduto dopo, penso anche al depistaggio che c'è stato nella strage di Via D'Amelio, ma potremmo parlare di tantissimi altri depistaggi. Pensate che con tutti i depistaggi che abbiamo avuto in Italia ancora non esiste una legge sul depistaggio, ne stanno discutendo adesso in Parlamento. E ancora non si riesce a trovare un modo per far sì che sia previsto il reato di depistaggio, che è una cosa gravissima. E a commettere i reati di depistaggio molto spesso sono proprio quegli stessi ufficiali dell'arma, come è scritto nero su bianco in sentenze anche definitive, non solo dell'arma, anche di altri tipi polizia o quant'altro. È capitato purtroppo nella nostra storia che ci sono dei funzionari infedeli dello Stato. Di depistaggio è scritto nero su bianco nei documenti della Commissione antimafia, parlamentare antimafia per quanto riguarda il caso Impastato. Di depistaggio si è parlato per la strage di Bologna e sempre essere coinvolti sono sempre soggetti che facevano parte delle istituzioni, siano essi investigatori e siano essi anche magari investigatori con collegamenti vicini a massonerie o società segrete. Sarebbe mi senti Aaron? Sì, ti sento. Sarebbe interessante sapere, leggendo la sentenza, chi ha dato ordine di non eseguire il blitz ispettivo di controllo all'interno del covo di Rina, insomma, il blitz. Questo sarebbe interessante perché qualcuno deve aver dato quest'ordine e se loro, dico, investitori hanno Ma guarda, per quanto riguarda il quadro, è abbastanza chiaro, l'ordine comunque è partito ed è partito sicuramente anche con il consenso della magistratura, cioè ovvero il non fare il blitz, possiamo essere anche d'accordo che poteva avere una sua rilevanza, però si arrivò a un accordo in quel giorno e l'accordo fu molto semplice, ovvero non entriamo subito, cerchiamo di indagare ancora sui possibili favoreggiatori di Rina, su tutte quante le persone che fanno parte dell'entourage di Rina, che potrebbero andare lì in quel posto, e continuiamo a indagare, portiamo avanti le indagini, però monitoriamo, e questa cosa è stata garantita, era stata garantita dagli investigatori del ROS. Questa cosa non è stata portata avanti perché le telecamere sono state spente praticamente poche ore dopo. Per 18 giorni il covo è rimasto incustodito con gli effetti di cui prima avevo detto e tra l'altro addirittura nessuno ha ripreso, non ci sono le immagini di Ninetta Bagarella che lascia la moglie di Totò Riina che lascia quella casa, ma sappiamo perfettamente che Ninetta Bagarella, dopo il blitz dove viene arrestato il marito, torna a Corleone. Quindi queste sono le cose gravi di questo paese. Oggi possiamo avere questo grandissimo rammarico che c'è un rimbalzo delle responsabilità per quanto riguarda quel giorno. Abbiamo sentito tutti al processo trattativa, per fare un esempio, che il procuratore capo di allora, Giancarlo Caselli, che si era appena insediato, ha fatto capire che quell'idea di non perquisire il covo immediatamente fu addirittura di Ultimo, del capitano Ultimo. Scarica quindi la responsabilità sul capitano Ultimo, dicendo quasi che era Ultimo e quindi non si poteva contraddire. Si sono fidati, dicendo praticamente che la magistratura si è fidata
sugli investigatori, e ci potrebbe anche stare da un certo punto di vista. Ripeto, credo che comunque in quel momento la logica in realtà avrebbe voluto, e tutte le polizie del mondo credo che avrebbero fatto anche in Italia, la perquisizione del covo, a prescindere dalle logiche che ci potevano essere dietro di investigazione, perché stiamo parlando di Totò Riina, non stiamo parlando di un pesce piccolo che dobbiamo seguire per arrivare a chi più in alto di Riina. Per arrivare a chi più in alto di Riina forse bisognava entrare e magari recuperare quella cassaforte che non è stata mai trovata, dove all'interno, ci dicono i collaboratori di giustizia, c'erano carte scottanti. Possiamo solo immaginare cosa vi fosse contenuto all'interno di queste carte. Tra non so quali ragioni di opportunità hanno spinto ad una scelta di questo tipo. L'unica che mi viene in mente è non ragioni secondo una logica di opportunità, che evidentemente da essere. Io vi provi, devo interrompere perché non sento bene la domanda, quindi non sono in grado poi di rispondere, qualunque questo sia. Ok, vediamo meglio Aaron? Sì? Arriviamo meglio adesso? Adesso sì. Ecco, dicevo che evidentemente era questo il metodo che si doveva seguire, sempre in virtù di una certa logica di trattativa, di compromesso. Insomma, alla fine, per quanto si possa ragionare, sofisticare la situazione, trovare mille escamotage, rimane il fatto che non è stata eseguita la perquisizione del covo del capo dei capi di Cosa Nostra. Quindi, di fronte a tutto questo, tutto decade. Come decade anche qualunque altro genere di ragionamento rispetto alle intercettazioni tra Nicola Mancino e Napolitano. Sembra essere, come tu dici, una storia senza fine, quella delle intercettazioni Napolitano-Mancino, di cui tu hai scritto, Aaron, e di cui è stata riportata notizia dal Corriere. Che cosa è accaduto? Quali novità si sono palesate su questa vicenda? Ma molto semplicemente l'ispettorato del Ministero della Giustizia, su impulso del capo di gabinetto Giovanni Melillo, ha fatto un'ispezione, ha fatto ripetutamente delle ispezioni, perché già delle prime richieste di informazioni erano state fatte nei mesi scorsi, per quanto riguarda proprio ai magistrati che hanno indagato, che indagano tutt'oggi sulla trattativa Stato-mafia, per quanto riguarda quella famosa intercettazione, ovvero accertarsi in ogni modo che quell'intercettazione già distrutta praticamente all'inizio del procedimento, già distrutta quell'intercettazione telefonica già distrutta dopo il conflitto di attribuzione che ricorderete tutti quanti, sollevato dal capo dello Stato Giorgio Napolitano nei confronti della Procura di Palermo, la Consulta diede ragione a Giorgio Napolitano e pertanto venne decretata la distruzione di quelle telefonate. Scrivo una storia senza fine proprio perché mi viene da dire, nonostante a 4 anni di distanza, perché questa è una vicenda che risale al 2012, questa delle intercettazioni Napolitano-Mancino, a 4 anni di distanza torniamo ancora a parlare di queste, a verificare, quasi a far vedere che c'è, a insinuare il sospetto nei confronti dei magistrati che fino ad ora hanno svolto un compito egregio, ovvero non hanno mai rivelato, nonostante loro sapessero, oltre ai magistrati anche gli investigatori, che quegli uomini della DIA che hanno ascoltato quelle registrazioni, non è mai uscita una sola parola di quello che Napolitano e Mancino si possono essere detti.
È una storia che a mio avviso da questo punto di vista resta grave, perché è grave la pressione che c'è oggi di fronte a questa, diciamo, richiesta di informazioni, e resta grave anche proprio la cancellazione stessa delle intercettazioni, perché la sensazione che ci si lascia è quella di un voler nascondere qualcosa anziché chiarire. Questo io lo dico in questi termini, semplicemente perché ci sono stati episodi in passato per cui un capo dello Stato è stato intercettato in maniera casuale in seguito a indagini che procedevano non sul capo dello Stato ma su altri soggetti. Ecco, queste intercettazioni sono state trascritte dagli investigatori e sono state addirittura pubblicate sui giornali, e non è stato mai sollevato alcun conflitto di attribuzione rispetto a quelle procure. Mi riferisco alla procura di Milano e mi riferisco alla procura di Firenze. Nella procura di Milano nel 1993 indagava e stava intercettando l'utenza dell'amministratore delegato della Banca Popolare di Novara. Nel novembre del 93 venne intercettato questa persona con il presidente Scalfaro di allora, e quelle intercettazioni furono poi pubblicate dal giornale nel febbraio 97. Ebbene, Scalfaro non sollevò mai alcun conflitto di attribuzione, e anche quando in Senato furono svolte delle interpellanze al Ministero della Giustizia affinché intervenisse, comunque venne ritenuto ineccepibile il comportamento della Procura di Milano, che non aveva assolutamente fatto nulla di male da quel punto di vista, perché non stava intercettando il Presidente della Repubblica e quindi non stava violando le prerogative del Presidente della Repubblica. Lo stesso precedente, un altro precedente è del 2009, con, paradosso dei paradossi, il coinvolgimento dello stesso presidente Napolitano. Nel 2009 intercettato con Bertolaso, che era indagato Bertolaso per la questione della procura di Firenze sugli appalti per il G8, intercettato in due occasioni, nel 6 marzo e il 9 aprile, quelle conversazioni che non avevano un rilievo investigativo furono trascritte dal ROS, furono pubblicate sui giornali, e in quell'occasione Napolitano non disse assolutamente nulla. Allora la domanda che ci fa pensare male è proprio questa: perché a Firenze non si è fatto nulla e invece contro Palermo sì? Cosa nascondevano quelle intercettazioni casuali con Mancino? Queste sono le domande che noi dobbiamo porci oggi, e che forse possono chiarire determinati aspetti. Se poi dopo guardiamo la storia attuale, da quel momento in poi, dal momento in cui Napolitano mette il sigillo definitivo, guarda caso è come se nessuno ha più parlato del processo trattativa Stato Mafia, nessun politico ha più aggiunto particolari dettagli su quel biennio stragista, e Napolitano ha fatto di tutto pur di non essere sentito al processo, quando invece al processo lui stesso ha detto delle cose importanti. Per esempio, penso alle stragi del 93, e lui ha dichiarato che si aveva la sensazione che si fosse di fronte a un doubt death, di fronte a quegli attentati che c'erano nel luglio del 1993, a cominciare prima ancora con Firenze. Proprio pochi giorni fa c'è stata la commemorazione per la strage dei Gergofili. Infatti io non ti chiedo realmente di esporre oltremodo il tribunale, l'esperienza sarà naturalmente guidata in questo senso. La domanda che ponevi è un po' che ci siamo posti tutti quando abbiamo letto l'articolo, cioè le verità inconfessabili potrebbero nascondersi in quella intercettazione, che appare un certo sbilanciamento, una certa discrasia di approccio, di comportamento. Che cos'è che non si deve scoprire secondo te? L'altra faccia dei sistemi criminali integrati, cioè la faccia politica, la collusione oramai innegabile tra la politica e la mafia? Diciamo questo, un'idea approssimativa di quello che Napolitano e Mancino possono essersi detti ce la possiamo avere leggendo le intercettazioni che ci sono state tra D'Ambrosio e Mancino.
D'Ambrosio era il segretario, di fatto Napolitano, quindi Loris D'Ambrosio, quando parla, e tra l'altro Loris D'Ambrosio poi scrive una lettera a Napolitano prima di morire, dove lui sostiene e parla di segreti inconfessabili in merito a certe vicende proprio di quel biennio. E quindi ci potrebbero essere, noi avremo, potremmo sentire, posso immaginare che comunque i tenori della telefonata possono essere simili a quelli appunto con D'Ambrosio, con Mancino, che chiede in qualche maniera un'intercessione da parte del Quirinale, come poi in realtà questa intercessione c'è stata, perché ce l'ha raccontata Pietro Grasso, l'attuale presidente del Senato, che ha raccontato delle pressioni che aveva ricevuto per portare una sorta di coordinamento tra procure per quanto riguarda proprio le indagini su quegli anni lì. Quindi le procure erano quelle di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Quindi comunque un'azione è stata tentata dal Quirinale per cercare di capire in che parte stanno andando quelle intercettazioni, quelle indagini, scusate. Io non so quanto Napolitano avrebbe preso parte a determinati accordi, se Napolitano lo può aver fatto. Posso sicuramente dire che Napolitano non è indagato per questi fatti. Se fosse ancora in vita sarebbe stato indagato Oscar Luigi Scalfaro, un altro presidente della Repubblica. Sono stati indagati ministri, sono in attesa, diciamo, di adesso chiaramente è deceduto Conso, era indagato pure lui, ministro. Di fatto c'erano il ministro della giustizia, di fatto c'erano vertici comunque delle istituzioni che avevano la percezione esatta di quello che stava accadendo, e scoprire oggi che vertici delle istituzioni avevano questa percezione è quantomeno inquietante, al mio modo di vedere. Detto questo, non so se si cerca di coprire qualcosa che sia anche adesso. Io credo che la trattativa c'è stata, ci sono anche delle sentenze, una proprio di recente, la sentenza Tagliavia d'appello, che parla di trattativa addirittura comprovata. Di fatto, perché credo che sia innegabile che ci sia stato comunque un dialogo tra Stato e Cosa Nostra a colpi di bombe, questo dialogo, e che questo abbia prodotto degli effetti, così come è un dato di fatto, e sappiamo oggi che in base alla sentenza definitiva dell'Utri, che il presidente Berlusconi ha fondato un partito con un soggetto che è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, quindi con un mafioso di fatto. E sappiamo che Dell'Utri è stato mediatore tra Cosa Nostra e Berlusconi nel contatto, e nessuno però si è scandalizzato, nessuno si scandalizza di questo, nessuno chiede conto di questo, e questo forse è la cosa più grave oggi, che ci fa pensare che in realtà la trattativa è sotto gli occhi. Sì, che di fatto che ha avuto comunque il suo effetto, ha avuto i suoi effetti e continua ad averli ancora oggi, perché sennò non saremmo qui a parlare di mafia, probabilmente la mafia sarebbe stata sconfitta. Invece siamo di fronte a una criminalità organizzata che resta comunque forte, siamo di fronte a una mafia che produce per difetto 150 miliardi di euro l'anno, siamo di fronte a uno stato di crisi spaventoso, siamo di fronte a tutta una serie di attività illegali, compresi i fenomeni di corruzione, che non ci fanno pensare bene nel nostro paese. Cioè, io me lo chiedo per quale motivo ancora c'è un latitante stragista
come Matteo Messina Denaro, ma anche se venisse catturato, mi chiederei comunque perché Cosa Nostra non è stata ancora sconfitta, perché non è stata veramente debellata, perché non vengono la politica non fa nulla per che poi non è solamente una responsabilità politica, ma anche una responsabilità proprio culturale, sociale, credo io. Non ci si scandalizza più di queste cose, di quello che dicevo fino a poco tempo fa. Finché noi non accettiamo che ci siano soggetti che vorrebbero fare politica, che però hanno commistioni con le varie criminalità organizzate, ecco che siamo noi stessi che stiamo alimentando il sistema criminale integrato. Infatti, quando si parla si parla, credo che sia l'articolo del dottore Giorgio Giovanni che ha fatto riferimento al corso interno, c'è un riferimento molto chiaro di una partecipazione interna. Cosa significa? Intendi partecipazione interna alle organizzazioni criminali? Credo più che alle organizzazioni criminali faccia riferimento al sistema politico. Ma guarda, il discorso del concorso interno a cui faceva riferimento, che dice non dovremmo parlare di concorso esterno alle associazioni criminali, ma di concorso interno, semplicemente perché ormai il sistema criminale è arrivato ai vertici, ai gangli più alti del potere, ma vi arriva in materia di condizionamento, è in grado di condizionare il nostro sistema di potere, è in grado di condizionare la nostra democrazia di fatto, e questo lo vediamo con le azioni che vengono continuamente fatte. Scusami Aaron, era una considerazione fatta dal giudice Lombardo, se non ho fatto, credo di, ecco, il riferimento era a lui, non al direttore Giorgio. Cioè, questa cosa l'ha detta il, credo, ma adesso ricordo. Sì, sì. Se ricordo bene, dovrebbe aver detto, diciamo, alla nostra conferenza. Esattamente. Cioè, di fatto, per fare un esempio, parlando diciamo del dialogo tra le relazioni che ci possono essere tra le criminalità tra le organizzazioni criminali e i soggetti della politica, diciamo che oggi si mostra la mafia con una veste che è nuova, che è molto più invisibile rispetto a prima, che entra negli apparati istituzionali, proprio per quello che vi stavo dicendo. Oggi di fatto le mafie portano liquidità economica, portano sistemi economici, e la politica non sta intervenendo probabilmente su alcuni settori specifici. Il sospetto ci può essere che perché non ci sia l'interesse veramente di intervenire su questi settori specifici. Se per fare un esempio, lo stesso per quanto riguarda sempre Lombardo, che quindi porta le investigazioni sull'Andrangheta, penso per esempio a Matacena, che viene indagato per il concorso esterno e attualmente si trova all'estero, in Libano se non erro, però non vorrei dire un errore. Di fatto Libano non viene estradato nonostante sia indagato per concorso esterno. E di fatto lo Stato italiano non fa nulla per agevolare queste estradizioni, diciamo. Insomma, non sembra che ci sia un'enorme distanza tra la nostra legislazione e quello che in effetti servirebbe fare. Quindi, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una
arte totale, assenza di responsabilità politica ma anche culturale, una pressione che evidentemente non è sufficientemente forte da parte dei cittadini, che dovesse chiedere la voce, che questi ostacoli frapposti tra l'azione del magistrato e raggiungimento della giustizia, insomma, fossero criminali. Non ho capito, è andata, veniva la voce saltata all'ultima parte. Senti meglio adesso, Aaron? Sì. Ecco, dicevo che evidentemente c'è un'enorme distanza tra quelle che sono le reali esigenze dei magistrati e quella che invece è la reale possibilità che hanno loro di agire. Quindi ancor di più si evidenzia un'assoluta responsabilità politica in questo senso, cioè cambia tutto perché in realtà nulla cambi. No, come sì, nel senso sono d'accordo. Il discorso è che le mafie in questo momento, il sospetto che noi abbiamo è che loro non sono ancora in vita per il semplice fatto che c'è una convenienza del fatto che sono in vita. Se pensiamo che l'andrangheta, grazie al traffico di stupefacenti, porta miliardi e miliardi di euro che possono essere reinvestiti, capitali che possono essere reinvestiti nell'economia del nostro paese in una qualche maniera, riciclandolo o in altra forma, ecco che abbiamo un problema oggettivo. Come dicevo in una precedente intervento alla radio, se noi pensiamo che l'Europa all'interno del PIL, il nostro PIL calcola anche la prostituzione, calcola anche il traffico di stupefacenti, calcola anche queste cose qui, il nostro PIL, quindi di fatto le criminalità organizzate producono PIL e di fronte a questa situazione ci rendiamo conto forse del perché non vengono sconfitte le criminalità organizzate. Certo. Va bene, Aaron. Noi purtroppo mi racconto troppo tardi che abbiamo superato i limiti. Ti ringrazio, Aaron, per essere stato con noi anche questa sera. Sembra quasi dirti ci sentiamo mercoledì prossimo. Ci vediamo, ci risentiamo. Non so se la prossima settimana potrà essere con voi. Sarà possibile, molto volentieri, altrimenti. Comunque vi ringrazio per la possibilità che ci date di intervenire e parlare di queste cose che diventa fondamentale in questo momento, proprio l'informazione riveste un ruolo fondamentale, quindi questo programma che state portando avanti ha sicuramente una grande utilità e mi auguro, come diceva prima Rosario, che tanti altri network possano allargarsi, che si possa allargare e possono aderire a questa trasmissione. Senza farci troppi complimenti, Aaron, diciamo pure che il lavoro lo fate voi, noi cerchiamo solo di essere così un po' un piccolo piccolo megafono, quindi ringraziamo noi la redazione di antimafia2000.com nella persona del capo redattore Aaron Pettinari e vi auguriamo buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, tanto lavoro. Grazie Aaron. Dunque, vediamo che abbiamo in collegamento Massimo Bonella. Massimo. Sì, buonasera a voi, da poco. Buonasera. Responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ma sei in ritardo? Sì, sono in ritardo, sì, purtroppo sono in ritardo. Sì, no, sono rientrato da parecchi. Aspetta, mi sentite adesso? Sì, Marco, sì. Perfetto. No, è andato via l'auto. Sì, sono da poco rientrato da un lungo percorso, ecco, abbiamo macinato parecchi chilometri. Allora, alle 22.58, voi immagino aspettate le ultime news. Eh sì, certo. Impaziente. Ve le do subito. Allora, innanzitutto ricordo per chi non lo sapesse che il mio intervento parte da Radio Favaro Veneto, che fa parte del circuito Radio Science, in collaborazione, cioè come testata giornalistica, Pianeta Oggi TV.
Dunque, c'è una notizia un po' triste in primo piano. Dunque, non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate il maresciallo capo dei carabinieri Silvio Mirarchi, 53 anni, colpito alle spalle durante un'operazione antidroga nelle campagne di Marsala, siamo in provincia di Trapani. Il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale del 7, ha espresso il suo profondo dolore e la ferma condanna per il brutale agguato che priva l'arma di un servitore dello Stato coraggioso ed esemplare. Il capo dello Stato ha chiesto di far giungere alla famiglia della vittima sentimenti di solidarietà e vicinanza anche a nome dell'Italia intera. Dunque, rimaniamo sempre al sud Palermo. La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato 13 romeni e un italiano che avevano costituito una banda attiva in tutto il territorio nazionale, specializzata nei furti in ville e appartamenti. I ladri avevano come obiettivo principale le ville isolate e negli ultimi mesi avevano rubato merce per centinaia di migliaia di euro. I basisti della banda, quasi sempre cittadine rumene, assunte come badanti o donne di servizio, svolgevano un ruolo fondamentale per la riuscita dei colpi. Pensate a che punti che arrivano questi personaggi. Eseguite decine di perquisizioni domiciliari anche nei confronti di altri indagati e di alcuni ricettatori. Vediamo la nostra testata giornalistica, apro una parentesi, nel frattempo siamo appena andati in onda sulle frequenze di Video Telecarnia per tutto l'Alto Adriatico con un'intervista al dottor Giovanni Giaulin, che tra altre cose lo potete ritrovare anche qui fra non giovedì questo ma l'altro ancora, il prossimo, per parlare, potremmo dire, del dio denaro, che tutto va attorno a questo, tutto gira attorno al denaro e il pianeta si sta rovinando. Quindi un appuntamento non perdere, il giovedì sera alle 20:30 nell'ambito della trasmissione che è venuta in collaborazione anche con Radio Piper Fontana Fredda dal titolo Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Diamo uno sguardo rapidamente alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. Dunque abbiamo alcuni articoli tratti da antimafia2000.com, che siamo in stretta collaborazione. Palermo, morto il giornalista Rai Marco Sacchi, nel 92 fu tra i primi ad arrivare a Capaci. Poi c'è una informazione, un comunicato stampa per quanto riguarda Liberazione Animali, poi un'informativa dell'Eco Istituto di Mestre Venezia, potete quindi vedere cosa è stato fatto nei giorni scorsi, il lavoro che sta portando avanti l'Eco Istituto diretto dal professor Michele Boato. Quindi alla fine abbiamo anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, che riguarda praticamente il quarantennale del grande terremoto che aveva colpito il Friuli Venezia Giulia nel maggio del 76, 6 maggio 76, che poi si è diciamo riproposto questo, un secondo terremoto, perché quelle non erano scosse di assestamento ma un nuovo terremoto, l'11 settembre e il 15, la scossa più forte, lo ricordo, alle 11:30 di magnitudo 6, e lì praticamente ha dato la botta finale a quella povera zona a nord della provincia di Udine. Dunque, prossimamente ci saranno altri speciali, dovrebbero essere 4 in tutto, li troverete quindi non solo nel circuito del digitale terrestre ma anche all'interno della nostra testata pianetaoggitv.net. Tra altre cose vi annuncio anche una interessante intervista al presidente della sezione ARI di Udine, dei radioamatori, perché loro hanno avuto un ruolo importantissimo di fronte a quella terribile situazione che si era creata, e quindi sentiremo quanto sono importanti anche i radioamatori. Se ne parla poco in questi ultimi anni,
tutto sembra che sia concentrato sui cellulari, sui smartphone, eccetera, eccetera. Invece i radioamatori sono ancora, diciamo, una di quelle possibilità di fronte a queste calamità, una possibilità molto valida per poter comunicare e dare le ultime notizie. Alle 23.03 io non ho altre news, vediamo se c'è un'ultima ora. No, tutto a posto. Allora Antonella, ti ridò la linea, saluto anche la regia centrale Rosario Moreno, che è veramente personaggio instancabile, perché dovete sapere che è sempre lì, pronto a tenere anche sotto controllo tutto il network, perché adesso non c'è solamente Radio Science TV, dico TV non per dire Radio Science Treviso, ma Radio Science Televisione, perché è anche TV Internet, è giusto che lo sappiate. Quindi voi quando entrate nel sito di radioscience.it potete sia ascoltare la radio ma anche guardare la televisione, ci sono anche più di un canale. Stessa cosa vale per, per quasi tutte le radio, quelle del network, tra cui Radio Favaro Veneto.it, Radio Valditiana.it, che stanno andando anche molto bene, sta emergendo sempre di più con nuove novità culturali e informative dalla Val di Chiana, ma non solo, perché noi abbracciamo anche la Val d'Orcia, il Monte Amiata, Lago Trasimeno, Radicofani, tutta la zona della bassa Toscana, diciamo da Arezzo fino ai confini con l'Umbria. Fortunatamente la scossa di terremoto che ha abbiamo fatto anche un flash, che ha interessato due giorni fa le province di Viterbo e Terni, è stata sì molto forte, ricordiamo 4.1 di magnitudo, però non ha provocato né danni alle cose e tantomeno alle persone, solamente un gran panico, una grande paura, come sappiamo in queste circostanze. Insomma, sono gli scherzi un po', ecco, della natura a volte. 23.05, Antonella. Siamo riusciti. Grazie Massimo, la responsabilità di TV.net da Venezia. Grazie per la regia centrale, salutiamo tutti il condominio di Asai, anche l'intercondominio, salutiamo tutti i nostri ascoltatori ringraziandoli per averci seguiti fino a questa da ora, e vi do appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 22 su Radio Saiuz per un nuovo appuntamento in Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte a tutti quanti. Entra un attimo la regia in questo momento, solo per salutare tutti i nostri ascoltatori, ma per ricordare appunto l'appuntamento domani sera, anche se il 2 giugno è festa, alle 20.30 con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, e alle ore 22 con Social Evolution, un'altra trasmissione dal vivo di Radio Science condotta da Luca. Con questo è tutto, possiamo andare e con la sigla, insomma, perché ci fa piacere andare con la sigla. Scherzi a parte, un caro saluto a tutto il condominio, un abbraccio circolare a tutti quanti. Ciao Rosario. Ciao.